Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti a questo video acquisti. Ho un'inquadratura un pochettino più vicina con un background un pochino, cioè sempre lo stesso, però di solito mi siedo sulla poltrona per fare questo tipo di video, ma purtroppo oggi sono senza il mio cavalletto, quello grande, ho dovuto allestire una postazione e registrazione un pochino più meno professional, se si può dire. Allora, questo video è un video di acquisti degli ultimi prodotti acquistati e regalati, che mi sono stati regalati nell'ultimo periodo. Non sono tanti, però sto cercando di anticiparmi dei video perché prossimamente dovrò fare un ennesimo trasloco, anzi altri due, e vorrei evitare di portarmi sacchetti e sacchettini, quindi cerco di anticiparmi per poi registrarli scusate, caricarli in un secondo video. Allora, prima di partire ti ricordo che giù nell'info box troverai la lista completa dei prodotti che ti sto per mostrare, dei prodotti che esiste un link di riferimento, che riesco a trovare un link di riferimento, troverete il link. Nulla, partiamo subito. Prima di partire, ultima info, ti ricordo che se ti piacciono i miei video, gli acquisti, ti invito a mettere ovviamente un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione. Allora, partirei da Lush. Diciamo che c'è la metà delle cose che ho acquistato, perché due prodotti erano per il mio fidanzato. Siamo stati, prima io Lush ce l'avevo praticamente a Salerno, e dove abito ora era praticamente sotto casa, ma purtroppo ha chiuso. Quindi quando ci siamo fatti una passeggiata al centro commerciale a Caserta, che non mi ricordo il nome, ho sentito il profumo Lush, ho detto no, entriamo un attimo da Lush, voglio vedere le novità visto che non c'entravo da tanto tempo. Vabbè, siamo stati serviti da un ragazzo molto insistente, molto carino, molto preparato, che ha fatto provare un prodotto per i boccoli, i ricci del mio fidanzato, e abbiamo acquistato dei prodotti adatti a lui: una cera tipo modellante idratante per i ricci e un balsamo senza risciacquo, che non ricordo i nomi, però gliel'ho subito dati, ho tolto la busta e gliel'ho dati perché ovviamente sono i suoi, li deve usare lui. Per noi, nel senso per casa, ho preso questo Shanti Pot, crema mani e corpo, soavemente ricca e nutriente dal profumo dolce e floreale, e piena di ingredienti buoni buoni provenienti da comunità agricole che lavorano nel rispetto della rigenerazione. Allora, questo era una serie di prodotti in cui, oltre l'IVA ovviamente, tutto il ricavato va a una onlus, o comunque a un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Quando l'ho acquistato io, per, se non erro, un canile, non mi ricordo più, però quando mi ha detto cani in difficoltà senza scopo di lucro, ho fatto che okay, me lo compro, non l'ho neanche sniffata. Non la voglio aprire ora perché sto finendo ancora altre creme, e questa la posso consumare, non aprendola ovviamente, entro il 13 luglio del 2022. Quindi per ora non la aprirò. Protezione degli animali, diritti degli animali, tutela ambientale. Che carina, è molto molto carina. Quindi abbiamo preso questa. Vabbè, capire un attimo se c'ho ancora lo scontrino. Sì. La crema l'abbiamo pagata 22 euro, e come sample ci è stato dato questo gel doccia Good Karma, un sample piccolino di gel doccia che utilizzeremo prossimamente, anzi utilizzerò io. Ok, proseguendo, allora, dove eravamo? In Calabria, sì, durante le vacanze itineranti calabresi che abbiamo fatto quest'anno, ci siamo fermati in un supermercato per prendere una balla d'acqua, e ho trovato, che qua a Salerno non riuscivo a trovare, il portasapone, questo qua a scrigno. Io ho un portasapone, però diciamo, il coperchio si stacca completamente, invece questi per i viaggi sono più comodi, chiuso, lo butti in borsa e non dà fastidio. L'ho pagato 1,50 euro della Fatti
non mi ricordo. Comunque, comodissimo. Lo devo semplicemente ora lavare e iniziare a utilizzare. Poi, della Dermoattiva, ho acquistato la maschera capelli bava di lumaca. Solo a sentire il nome mi fa un attimo, però. Allora, la maschera per capelli alla bava di lumaca è un trattamento di bellezza innovativo che svolge un effetto rigenerante ed emolliente, avvolgendo i capelli fini, trattati e sfibrati. La sua formula innovativa dona idratazione e vigore anche alla chioma più esigente. Sto finendo la mia maschera alla camomilla della Schulz, quindi a breve inizierò a utilizzare anche questa. Poi, sono rimasti solo i due regali che mi ha fatto il mio fidanzato in vacanza. Allora, siamo stati, come vi stavo dicendo, in Calabria. A un certo punto soltanto io sono entrata al museo dove sono i bronzi di Riace, perché purtroppo il mio fidanzato Marco non aveva ancora il Green Pass. Lui si è andato a fare un giro per negozietti, quando sono uscita aveva acquistato un paio di costumi e aveva preso questo bellissimo foulard molto molto estivo da Yamamay per me, mi ha fatto un regalo ed è molto carino. Questo l'avevo pensato anche come ferma coda, forse un pochino grande come ferma coda, però è molto carino. Grazie tesoro mio. E poi un attimo, dove eravamo? A Tropea? Sì, a Tropea, che comunque è anche patria di lavoratori del corallo, così come Sorrento. Mi ha voluto fare un regalo, un souvenir un pochettino più sostanzioso, e da corollari mi ha preso due cose stupende. Mi ha preso gli orecchini piccolini rosa in corallo rosa, in abbinata alla collana in corallo rosa, non so se si vede. Sono bellissimi, non so se si riescono a vedere la perfezione di questo corallo rosa. L'anno scorso a Sorrento, appunto, mi regalò, come vi ho mostrato nel video l'anno scorso, un paio di sandali fatti a mano con il corallo rosso. Volevo qualcosa in abbinata a quelle scarpe, ma il corallo rosso su di me mi dava troppo la sensazione di, non voglio dire vecchietta, ma signora adulta. Quindi ho preferito prendere la versione rosa con gli orecchini. Sono veramente bellissimi. Grazie tesoro, un souvenir più bello non potevi comprarmelo. Io gli volevo regalare il braccialetto sempre in corallo rosa, ma purtroppo per il suo sottotono di pelle è sì un sottotono caldo come il mio, però è più scuro, non mi piaceva come stava, e quindi poi ho preferito posticipare un regalo a lui in un secondo momento, quando ritrovavo qualcosa di più carino. Purtroppo in vacanza non ho trovato niente, quindi ora mi devo dare da fare anche il suo compleanno e devo prendere un regalino. Ok, video delle cose acquistate e regalate nell'ultimo periodo finisce qui. Ora mi faccio la croce con tutte e due le mani, perché ho controllato come sempre il mio quadernetto degli appunti e ho tanti di quei prodotti da recensirvi. Ora è 1:10, credo che finirò il tutto alle 3, poco prima di rismontarmi e andare a lavorare, quindi vabbè, piccolo PS che avevo voglia di dirvi. Comunque, ti ringrazio per avermi aperta, ti ricordo che puoi supportarmi con un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata o giù nell'info box. Di nuovo, grazie per avermi aperta e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!